un convegno internazionale sul mobbing. Cioè, io vorrei fare, no, saremo, però voglio veramente prodigarmi per organizzare un convegno internazionale sul mobbing, perché tutti dobbiamo sapere. Diamogli una parola italiana, già che facciamo, perché forse hai fatto del mobbing. È reato gravissimo, in Italia la gente non ci va in galera perché il mobbing è lavoricidio, ok? Uccidere, non uomini che muoiono sul posto di lavoro, il lavoro che muore negli uomini è diverso. Avete capito la differenza? È uccidere il lavoro di una persona, non uccidere una persona sul lavoro. Per cui il mobbing è una roba grave che coinvolge tutti noi dal punto di vista psicologico, e viviamo l'Italia in questo, che è una patria che ha delle modalità piuttosto brevi in tutto, agisce il mobbing a livelli pazzeschi, ma nessuno va in galera per mobbing. Nessuno è andato mai in galera per mobbing, perché c'è mobbing e è mobbing. Ovviamente con grande rispetto per coloro che subiscono il mobbing in circostanze ancora più devastanti. Che sono? Sono quelli che lavorano in una condizione. Ma dove sono? Meno da privilegiate, perché non sono. Ma io soffro per loro, ma è che chi gliel'ha fatto? Non sono in galera. Certo, su questo siamo d'accordo. Allora, abbiamo ancora tre domande, lei aspetta dalla. No, ma sapete perché? Perché se andassi in galera per mobbing la gente, ci sarebbero tutti i dirigenti, tutti i capi, tutti sarebbero tutti. Quindi non si può. Sto sudando con un Marco. No, sapete cosa penso? Che andrà Google ospite dicendo questa è la mia canzone e finalmente si sarà compiuto quello che loro volevano, e io lo guarderò da casa dicendo il pezzo mi fa veramente un po' schifo. Domani andrai da Domenica Inn? No, devo andarci? Non lo so, chiedo, tanto comunque farei tutto gratis, per cui per un contagnetto andarci o non andarci. No, c'è una cosa, ovvio che verrà più sentita tra me, ma è logico. E sono io la vittima di tutto questo. Scusate, vi sembra normale? Vi sembra, cioè, com'è la realtà? È che tutto quello che ci sarà da pagare lo pagherò io, perché è sempre stato così. È sempre stato così. Non cambierà, pagherò questa. Pesca l'ha dichiarato che tu è stato il featuring, non da parte. Non è vero, se no veniva detto come featuring, non è assolutamente vero. Io, guardate che Google è venuto perché mi hanno detto a me, se tu vieni, vieni in Google, se no no. Perché di Google, voi conoscete, tu lo conoscevi Google? Tu lo conoscevi Google? No, lei non lo conosceva. Tu perché ti interessa? Ma non potevi venire da solo? Perché non sei venuto da solo? Perché non c'avevo voglia di venire. Ma che cazzo di risposta è? Non c'avevo voglia. Perché non sei venuto da solo? Perché ho fatto un favore a Bugo che ha fatto lo stronzo. Ho fatto un favore a uno che ha fatto lo stronzo. Ho fatto un favore a uno che mi ha voltato le spalle appena sono riuscito a entrare. Mi hanno cominciato a prendere per il culo. Ma ti pare? La realtà è questa. Che cazzo ci posso fare? E ma cazzo ti fai prendere per il culo da Bugo? Ma scusami, che tu non ci credi, ti conosci, è una personalità forte. Senti, non guardo, ma siamo i toni. Quante volte hai scritto stronzate su di me, non vuole? E io sono ancora qua a parlare con te. No, pochissime. Dovresti stare. No, pochissime. Se no mi portavi in tribunale, dai, lo sai. Non è che stai a aspettare. Ah dai, adesso denunciami perché ho detto coglione. Prossima domanda. No, 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 io ho certo un timore di Soave mette le mani addosso. Valerio Soave mette le mani addosso. È una persona che io ho detto, ragazzi, denunciamolo. No, denunciamolo, perché sennò questo qua mi fa secco ancora. E infatti, questo che mi mette le mani addosso va in giro a dire che il mio entourage ha paura di me. Prego, il mio entourage, rispondi. Ma non saprei, una risata? Posso anche di una risata, per un minuto. Paura. No, io ho paura di Soave, questo lo ammetto. Tu hai paura di me? No, decisamente. Di Soave? No, decisamente. Perché? Ma perché? Perché ieri me l'hai detto però che se lui mi mette le mani addosso io sono più grosso di lui. Esatto. Però vedi, il tema è questo. Soave, bene, altre domande? Marco. Il tema poi hanno fatto fin dall'inizio di tutto preliminare, okay, corretto? Così. Questa è la cosa. Okay. Quindi non c'è, per rispondere a un dolore, non c'è una grande premeditazione complottistica e neanche un... Adesso facciamo vedere noi come si fa a vendere i dischi, perché io non trovo a vendere i dischi e loro meno che meno. Ma Google dice che se vantaggio avevo io a fare un vantaggio, io ho fatto un vantaggio. Ma Google soffriva. Ma lui che vantaggio aveva? Che vantaggio aveva? È che sfigura ogni volta che apre bocca. Sfigura! No, Marco, perdonami. Google non ha assolutamente... Figura, ma figura! Sfigurava! E glielo venivano a dire, glielo dicevano, cioè gli dicevano Google, devi fare qualcosa, devi emergere, perché lui ti massacra, devi emergere, lui ti sovrasta, devi emergere. Però, eh?
Due domande veloci. Si è autoeliminato. Marco, perché c'è una poteva rimanere sul palco per quanto mi riguarda. Diceva, ma Marco sarà la verità. No, no, io ho voluto porre fine all'incubo. Gli ho detto quello che pensavo, gliel'ho cantata. Però non sapevi che il cambio di testo significava automaticamente una nostra. No, non lo sapevo! E che ne so del regolamento io. Sì, forse. Ma secondo te il cambio di testo deve determinare l'azione e il cambio di scena che ha fatto lui la sera prima? No. Perché se noi decidiamo che lui deve stare qui a cantare quella strofa e invece lui va lì a cantare il ritornello, va bene? Va bene? È perché voi non ci capite un cazzo di queste dinamiche, ma è uguale, è lo stesso cambio, però a lui è stato concesso, anzi, è stato coadiuvato dalla RAI. No, io sto dicendo che Bugo non è stato spontaneo, è stato soggiogato, è stato completamente plagiato da dei meccanismi di cui lui è stato vittima, perché per lui questa era l'ultima occasione della vita. Quindi lui, ho detto, avrebbe venduto sua madre, perché lui ascolta. Insomma, io dicevo, Bugo, ci parliamo io e te, e lui, no, ci deve essere il merito, capite? A quando tu dici a una persona, voglio parlarti guardandoti negli occhi, parliamoci, cerchiamo di capirci, e lui diceva no, ci deve essere il manager, e poi va. Andiamo avanti. E io qua devo dire che per la prima volta nella mia vita ho subito una sofferenza molto grande, dalla quale guarirò se guarirò e ricucirò le ferite, che sono l'avermi offeso nella mia credibilità e autorità musicale. E questo è stato grave per me, non pretendo che voi capiate la mia sofferenza, però fino adesso si era detto di tutto, che io ero di tutto, che io facevo di tutto, ma musicalmente invece lì mi hanno colpito al cuore, mettendo in dubbio con degli argomenti insostenibili la credibilità e la bontà di un mio arrangiamento, e questa per me è la più grande offesa. Per me andiamo avanti.